Carissimi amici e carissime amiche di Un libro nella bisaccia, oggi parliamo di Cieli rossi. Cieli rossi è la cronaca romanzata, un'avventura, di quattro ragazzi che negli anni 70 portano avanti le loro ideologie, la loro voglia di cambiare il mondo nella città di Napoli. Li troviamo tra le strade, negli scioperi, li troviamo a scuola, li troviamo nei lunghi viaggi, nei concerti. Ecco, loro vivono la tipica vita di giovani di quegli anni. Ad un certo punto però, con l'impegno politico portato fino alle estreme conseguenze, loro entrano in crisi, c'è la grande crisi esistenziale, per cui a un certo punto tutto il loro mondo, tutto ciò che loro credevano, crolla miseramente. In particolare nel 1977 abbiamo il grande convegno contro la repressione a Bologna e lì loro vedono che i compagni di sempre, gli amici, le persone amate cominciano a dividersi, volano sedie, una contrapposizione terribile, per cui arriva la crisi terribile. Noi non possiamo desiderare questa vita, né questa ideologia può cambiarci questo mondo. Allora tutti e quattro prendono una strada diversa fin quando ognuno di loro trova una nuova idealità di vita. Franz, il protagonista, uno dei quattro, che a dire il vero vi confesso che un po' mi assomiglia, ad un certo punto trova nell'ideale del mondo unito il motivo di una nuova vita e sceglie di vivere appunto l'ideale del mondo unito. Ecco quindi che Franz abbraccia questa idea e comincia un'avventura meravigliosa per lui e i suoi amici. Ma non voglio aggiungervi più nulla, cari amici. Leggete Cieli rossi. Vi assicuro, come dice lo scrittore Masina, che vi divertirete e un po' anche vi commuoverete. Metto il libro quindi nella bisaccia e affronto questo mio primo viaggio. A presto!